politiche di genere o dei generi, come abbiamo sottolineato in un confronto molto utile e interessante. Le politiche dei generi devono attraversare la nostra azione e danno molti punti di contatto con le altre politiche, perché non vogliamo parlare solo alle donne e delle donne, ma agli uomini e degli uomini, di pari opportunità per tutti e per tutte, di noi, dei nostri tempi di vita, delle famiglie, tradizionali o meno, strette o allargate che siano. Significa parlare del nostro vivere, della nostra casa, la nostra città, che diventa la nostra associazione e la nostra società. Significa una grande responsabilità e assumersi come associazione il coraggio di una scelta, darci una priorità. Attenzione alla promozione della pratica sportiva di uomini e donne, avere nuove opportunità per promuovere la salute, il benessere, pari opportunità, lotta alle discriminazioni, per una società sostenibile e attenta all'ambiente e agli ambienti. Trasversalità, sono alcune parole che troverete nei documenti. Trasversalità di questa politica, che significa trasversalità delle nostre politiche con le nostre attività, per cambiare ed incidere maggiormente nel nostro fare ed essere associazione. Non possiamo essere da soli, abbiamo bisogno di creare nuove alleanze, nuovi ponti e fare rete con altre associazioni, altre esperienze, altre realtà, e partire dai nostri territori e valorizzare, far conoscere queste esperienze. Alleanze e trasversalità. Ne sono un esempio anche gli episodi di questo periodo, la grande visibilità dello sport femminile di livello, che per la prima volta dopo 20 anni, come ci ha detto Giulia, si unisce attorno ad un obiettivo comune sul professionismo nello sport. Sono state fatte nuove alleanze trasversali per una battaglia dei diritti delle donne, che sono appunto battaglia dei diritti di tutti e di tutte. Guardiamo la nostra associazione, la nostra società, i nostri spazi, con occhi diversi. Per valorizzare ciascuno, mettere al centro la persona significa attenzione e valorizzazione delle differenze, poiché ognuno di noi è diverso, uomini e donne, e le diverse molteplici soggettività, orientamento sessuale o ruolo di genere che sia. Per questo pensiamo che occorra costruire un'associazione sempre più accogliente, dove i liberi di muoversi, sia del nostro corpo ma anche della nostra mente, liberandoci da pregiudizi che ancora ci imbrigliano. Allora serve una nuova cultura dello sport, dove il calcio non sia uno sport per uomini, ma sia uno sport per uomini e per donne, senza pregiudizi, così come la danza, o il nuoto sincronizzato o la pole dance, visto che abbiamo parlato anche di questo. Buone pratiche e progetti che devono diventare patrimonio comune. Partiamo dalle esperienze e dalle buone pratiche che la Carta Europea dei Diritti delle Donne e dello Sport ha raccolto, ed allarghiamo quelle esperienze, a partire dalla promozione di attività mista, coinvolgendo nelle nostre strutture di attività, quindi il nostro territorio, e le associazioni sportive che sono il primo punto di riferimento. Facciamo sì che l'esperienza di Gol, ne abbiamo parlato anche lì, che ci parla di calcio, sia un modo per far giocare e valorizzare le ragazze che giocano, ma anche per avvicinare bambini e bambine alla pratica del calcio in modo meno agonistico, per valorizzare un gioco divertente e coinvolgente, che sappia parlare e coinvolgere i genitori in un'idea diversa. Un'esperienza che sia davvero trasferibile anche in altre discipline, dalla pallavolo al basket, la pallamano, quindi un progetto di attività che possa essere valutato, verificato e monitorato. Al centro la persona, il corpo, i corpi delle persone che fare sport nell'approcciarsi all'attività motoria e sportiva. Occorre dare maggiore spazio alla formazione dei nostri tecnici perché siano davvero educatori ed educatrici, dare loro maggiori strumenti per leggere e capire il corpo e le sue emozioni, i suoi segnali, per cambiare un linguaggio che nello sport è ancora troppo sessista e che rischia a volte di trasmettere modelli stereotipati. Esperienza dei corsi di formazione contro il bullismo, l'omofobia, le violenze di genere, un intreccio tra le politiche e le attività per far crescere una diversa cultura dello sport e delle differenze. Ma di formazione abbiamo bisogno per i nostri dirigenti, per il nostro territorio, per una nuova classe di dirigenti, e investire su nuovi, sui giovani, uomini, donne, con una diversa idea di tempi e spazi di vita, investire sul territorio della nostra periferia, a partire dal sud ma non solo, per dare voce alle nuove sensibilità, in grado di far crescere la presenza delle donne nei nostri gruppi di dirigenti, ma per coinvolgere ragazzi e ragazze. Alleanze, trasversalità, intersettorialità, per una formazione che sappia coinvolgere il mondo universitario, associazioni che si impegnano sui diritti delle donne, di gay, lesbiche, trans, e che sono i diritti di pochi, non sono i diritti di pochi, ma che parlano dei diritti di tutti e di tutte. Essere un'associazione mista,
lo diceva anche stamattina Valentina, nella promozione delle attività, ma perché no, anche nella proposta dei gruppi dirigenti, dove possono essere eletti sia un uomo e una donna, insieme per dirigere l'associazione nei nostri territori, sulle nostre attività. Sarebbe certamente un'azione, una delle scelte possibili, per promuovere pari opportunità e far crescere nuovi gruppi dirigenti. Grazie Emanuela.